Allora, nella lezione di oggi faremo un paesaggio con la neve, ma ci tenevo prima di iniziare il lavoro a farvi vedere appunto i materiali che occorrono e l'importanza di avere certi materiali. Allora, io ho preso una semplice tavoletta. Innanzitutto io l'ho preparata mettendo un fondo grigio, perché in questo caso, appunto, facendo la neve, ho scelto un colore freddo. Di solito, quando si prepara il fondo di una tela, che sia una tela fatta artigianalmente, che sia una tela acquistata, è sempre bene dare un colore di fondo, che può essere fatto con un acrilico di base. Generalmente, se uno non sceglie il colore più adatto, può andare sempre bene la terra di siena bruciata. Sempre bene dare una base. La base può essere anche un semplice terra di siena bruciata, che è un colore sul rosso, che è un colore, diciamo, che sta bene sia se si fa un fondo chiaro o un fondo scuro. E quindi io ho preparato con questa base. Qui io andrò a fare il disegno di questo paesaggio. Il disegno, vedrete, userò, basta avere una semplice matita, va bene un HB, ma io in questo caso ho un 4B. Per preparare un disegno e riportarlo, ci sono, diciamo, varie tecniche, non so se le conoscete, ma si può fare il disegno dal vivo calcolando le proporzioni, tenendo la matita con un metro di misura, traguardando per esempio con l'occhio, se si fosse davvero, che devo dire, in montagna e si vuole riprendere questo paesaggio innevato. Se invece abbiamo una foto, per esempio, io mi sono stampata una foto tipo questa, va bene? Quella che vi ho proposto di rifare nel soggetto per oggi. Ecco, uno se fa un rapporto 1 a 1 più o meno, come quello che ho io, non fa semplicemente che riportare, prendere le misure, questo, e riporto la stessa misura qui. Oppure vi potete servire anche, per esempio, vi faccio vedere, di un semplice righello e calcolate le varie misure che vengono riportate. Un altro strumento fondamentale per chi non lo conosce è il compasso di precisione. Non so se lo conoscete questo strumento. È uno strumento utile perché se io voglio fare, per esempio, questa casa e è la stessa misura, non faccio altro che aprire il mio compasso a questa misura e poi andare di sotto e a rimettere la stessa misura. È un compasso che ci consente di fare altezza della montagna così, altezza della montagna così. Io posso fare semplicemente il lavoro di riportare il mio disegno con questa tecnica. Altrimenti esiste, vi faccio vedere anche questo perché è uno strumento utilissimo, il compasso di riduzione ingrandimento. Che cosa è questo? È un compasso che ci consente, calcolando il grado che ci interessa di ingrandimento, la percentuale di ingrandimento o riduzione, ci consente, per esempio, partendo da una foto come questa, che è nel formato A4, se io decidessi di fare per esempio un formato molto più grande, un A2, che è il doppio, diciamo, di un A3, a questo punto io regolo il mio compasso con la percentuale di ingrandimento che mi serve. E in questo caso, per esempio, se io la larghezza di questa casa è di questa misura, dalla parte opposta, non so se riuscite a vedere, ho una misura molto più ampia. Logicamente potrei andare a fare un quadro invece che 20 per 30, mi può diventare un quadro di una 5, ora non so la misura precisa, ma fate conto anche 50-70, tenendo dei rapporti ben precisi. Io in questo caso, guardate, farò il disegno semplicemente a occhio, perché si può dipingere anche guardando a occhio. In questo caso vi faccio vedere come procedo, perché come ci ha insegnato anche Cézanne, dice che tutto può essere ricondotto a forme essenziali. E quindi io calcolo subito più o meno la linea d'orizzonte, fate conto questa linea qui. Ok, calcolo subito che è la linea, diciamo, che mi indica anche il punto di vista, no? Poi farò le montagne, farò questi solidi che non sono altri che parallelepipedi di queste case e il crinale qui, la collina qui in diagonale. Quindi come farlo è semplice, parto per esempio da un'altezza tipo questa, poi anche se non viene identico, non è che ci interessa, un'altezza tipo questa. E qui farò per esempio la mia montagna, ok, con la neve qua,
Qui poi inizierò a fare questo paesaggio, ma è semplicissimo. Il disegno questo, ho scelto un soggetto talmente semplice che può essere fatto davvero con poco. Se poi volete fare qualcosa di molto più preciso, nulla toglie che potete effettivamente prendere squadra, compasso o compasso di precisione, riduzione, ingrandimento, questo di cui insomma vi ho parlato. Questa è la casa che sta qua, ok? Poi più avanti, più indietro, posso allargarla un pochino. Il mio è un po' meno stretto e lungo rispetto al soggetto che vi ho proposto e quindi ci sta che debba in qualche modo cambiare qualche misura, ma insomma non ci sono problemi. Ecco. Questo è il mio disegno praticamente già fatto. Andiamo a vedere ora l'importanza dei pennelli. Io vi ho detto anche l'utilizzo della spatola, perché in questo caso occorrerà anche la spatola. Io questa è diciamo una tavoletta che serve per farvi vedere come lavorano i pennelli. E siccome abbiamo pennelli di varie dimensioni, di varie forme, come appunto sapete bene, ognuno di questi, come d'altronde le spatole, lavorano e rispondono insomma, a situazioni completamente diverse. Vi faccio un esempio. Guardate, qui ci sono, per esempio, è una serie di pennelli. Come potete vedere, ci sono pennelli a scalpello, che sono questi qui che hanno questa punta un po' inclinata. Ci sono pennelli molto più allungati, vedete con una punta molto fine e lunga, pennelli invece con una punta più fine, pennelli di questi a lingua di gatto. Ora vi faccio vedere alcuni dei loro utilizzi per poi passare a farvi vedere come si utilizzano appunto anche le spatole. Pennelli se no a ventaglio come queste, ora vi faccio vedere anche di questi le varie funzioni prima di procedere e guardate. Prendiamo un pochino tutti per capire la differenza. Vedete, io qui ho una tavoletta apposta, per esempio un pennello come questo, bagnandolo semplicemente con l'acqua, è uno di quelli a punta classici, può servire per fare tante cose e c'ha un tratto molto, vedete, appuntito. Si possono fare per esempio con questo foglie. Per farvi vedere, per esempio, se voi avete da fare qualcosa di geometrico, è logico che ricorrerete a un pennello tipo questo, in cui è più facile tracciare linee precise. Però vedete, questo pennello, come l'altro che ho usato prima, è un pennello che di acqua ne assorbe il giusto. Proprio io dovrò tutte le volte o acqua rage o colore ribagnarlo. Mentre ci sono dei pennelli, e poi ve li mostrerò, quelli per esempio da acquerello, che hanno funzioni ben diverse perché trattengono molto l'acqua, sono pennelli specifici. In questo caso, vedete, questa è questa punta a scalpello. Anche questo mi consente di fare cose molto nette, vedete, e precise. Tipo, se io devo rappresentare la casa, è logico, vado con un pennello così, più preciso. Se io vado invece a rappresentare una sfera, fate conto, bagno, perché io qui sto solo lavorando con acqua, acqua su questa carta apposta per farvi vedere gli effetti. Se io invece vado e devo fare una sfera, capite bene, vedete che con questo pennello riesco invece a fare le cose stondate, vedete, rispetto a un pennello diverso. Ma c'è di più. Che cosa serve un pennello, per esempio, come questo? È un pennello. Io lo vado a bagnare con l'acqua, serve per fare per esempio la vegetazione, per esempio fili d'erba, non so se riuscite a vederlo, oppure peli di gatto. Logicamente in base a quanto lo bagniamo e a come lo usiamo più o meno, si possono fare anche qui effetti diversi. Vi faccio solo per curiosità, vi voglio solo far vedere per esempio un pennello, vi dicevo, per acquerello è uno di questi, no? È uno di questi bombati. Mentre un pennello normale non trattiene l'acqua, vedete, lo riprendo, un pennello tipo questo è un pennello buono, però guardate, fra un po' mi si scarica. Guardiamo fino a quanto tiene l'acqua. La tiene abbastanza comunque perché è comunque buono. Ma vedete, fra un po' inizia a non trattenere più acqua. Vedete?
Se vi faccio vedere questo pennello qui, che è uno dei pennelli della Tintoretto, è apposta per acquerello, è uno come questi, riesce a farci fare le cose fine volendo, ma allo stesso tempo anche più a rilasciare l'acqua in maniera molto diversa e graduale. Guardate per esempio quanta acqua trattiene un pennello come questo, fondamentale per esempio quando si fa l'acquerello. Solo per farvi vedere appunto le io ancora non sto premendo perché se io premo vedrete quanta acqua ancora ha questo pennello. Guardate qua. Cioè continua a rilasciarmi acqua. Questo è fondamentale quando per esempio si lavora appunto vi dicevo con colori che richiedono con tecniche che richiedono molta acqua. Guardate. Ma ancora la rilascio abbondantemente. Ora mi fermo perché sennò sto tutta la sera con questo, altrimenti esiste anche il pennello con l'acqua incorporata. L'olio in questo caso si preme e l'acqua scende giù. Questo per farvi capire. Passiamo ora, io lavorerò in questo caso con un pennello di questi, sia piatto, sia di questi a punta. Che ho e pennelli che uso solo per l'olio, perché questi pennelli vi ho fatto vedere, io li uso per esempio per l'acquerello. Se io li vado a bagnare con l'acquarage e trementina, li rovino. Allora uso dei pennelli specifici per l'olio, dei pennelli per la tempera, dei pennelli per l'acrilico. Questo per farvi capire come non si possa, diciamo, intercambiare anche tutti i pennelli. A questo punto vi faccio vedere invece come si lavora con la spatola. Levo questa tavoletta e vi faccio vedere, qui ho preso un cartoncino solo per mostrarvi. Di spatole ce ne sono di vari tipi. Ci sono di queste economiche che potete comprare anche di plastica e ci sono quelle un po' più professionali che hanno, vedete, forme anche diverse, più o meno grandi. Guardate, per esempio, queste sono tutte spatole che servono ognuna per funzioni completamente diverse. C'è questa che serve per fare delle striature, questa che serve per fare tipo un effetto bottone e quindi dipende cosa bisogna. Questa che serve per fare, diciamo, anche qui dei motivi ondulati. Questa addirittura, non so se riuscite a vederla, ha delle piccole striature. Io anche in questo caso vi farò vedere. Non immagino che voi abbiate tutte queste spatole, quindi le metto da parte e vi faccio vedere comunque la funzione di una spatola base che può essere questa che credo tutti abbiate, una spatolina come questa che si può usare o questa sono modelli base, diciamo che si trovano. Allora, a questo punto vi farei vedere questi effetti. Innanzitutto per dipingere con la spatola io vi consiglio di prendere, ve l'ho scritto anche, una tavoletta che no, è logico, guardate, io a volte uso anche piattini, usa e getta. Un piattino così si lavora peggio. Aspettate, ve lo faccio vedere. Qui ci sono dei colori, ma si lavora peggio perché non si riesce a catturare il colore. Allora, che cosa conviene utilizzare? Conviene utilizzare, ve lo mostro, io ho semplicemente preso una lastra di vetro, addirittura queste, non so se lo sapete, sono quelle cornici che si trovano veramente a pochi euro. Potete prendere una misura che vi sta bene. Ci ho messo sotto un foglio bianco, proprio invece di metterci una fotografia, sono quelle cornici a vetro, no? Ci ho messo un foglio bianco sotto, ho rimesso il vetro, ho chiuso con, l'ho sigillato con un nastro. Tipo questi adesivi, insomma, e poi i colori possono essere fatti qui, di modo che con questa io riesco a schiacciare bene il colore e a fare varie cose. A questo punto vi faccio vedere, per esempio, se io metto qui il mio colore, prendiamo un colore che poi mi può servire, per esempio, poi andremo a analizzare anche i colori, sicuramente perché vi sono utili. Per esempio, qui metto un bianco. Poi mettiamo per esempio un azzurro. Azzurro ce ne sono di tanti tipi. Per esempio questo io ora sto mettendo un turchese, tanto perché lo possiate vedere. Poi ora vi spiego anche dei colori, l'importanza del tubetto. Allora, quando io innanzitutto le spatole possono servire per mischiare colori. Vedete?
si possono mischiare i colori insieme e poi la spatola può essere utilizzata in vari modi. Ora ve lo faccio qui su un foglio per farvi vedere. Logicamente il colore con la spatola viene molto più denso e viene molto più marcato. Allora, la spatola può essere utilizzata, aspettate, appoggio qui, può essere utilizzata di taglio, vale a dire così, ora qui non mi attacca tanto perché ci vuole molto più colore, e fare tipo alberi. Può essere utilizzata altrimenti la spatola strisciando il colore e quindi facendo una campitura piatta, oppure può essere utilizzata, per esempio, così, facendo effetti diversi. Ok? E questo ci può essere utile, insomma, per tante cose. Allora, andiamo a questo punto a fare il nostro paesaggio. Io lavorerò per essere al pari con voi, insomma, perché senza usare strumenti chissà come, lavorerò appunto con queste spatole semplicissime, con questa tavolozza dove non ci devono essere grumi di colore, ma colori che io metto volta a volta, perché soprattutto se devo lavorare in certi momenti con la spatola, e poi comunque lavorerò anche con il pennello. Il pennello utilizzo Utilizzerò un pennello abbastanza grande, posso utilizzare un pennello per esempio per la base tipo questo, che è un 18, oppure posso utilizzare poi via via pennelli sempre più piccoli, questo qui per esempio che è un 10, e poi andare su misure un po' più piccole, che ora poi vi faccio insomma vedere quando andremo a fare tutti i dettagli. Veniamo però un attimo a considerare ora i colori che uso, perché quando comprate i colori, ci tengo a farvi vedere, guardate, allora, ogni colore ha sopra non solo il peso, diciamo in grammi, anche l'indicazione su che tipo di colore è, sul appunto la quantità, ma c'è anche, non so se riuscite a vederlo, questo simbolo qui, vedete, che è coprente, semicoprente o trasparente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo questo colore puro e lo stendo su una superficie nera, questo che è trasparente vuol dire che non mi coprirà il sotto. È utile magari per fare velature, un colore come questo, o se io voglio che mi rimanga un effetto di trasparenza. Se io voglio invece che il colore sia coprente, bisogna che compri, acquisti colori che hanno la copertura nera completa. Questo perché mi consente di avere una superficie coperta. Se anche io utilizzo un bianco, come in questo caso, no, lo dobbiamo fare anche la neve, e io sono su una superficie più scura, mi copre completamente. Quindi, quando comprate colori, ecco, io per esempio ho comprato, questo è il super bianco rapido, non so se lo conoscete, questo è della Maimeri, il classico della Maimeri, ne metto abbastanza sulla mia tavolozza, ora vi faccio vedere, e questo è un colore di quelli coprenti. Logicamente, poi gli altri materiali che ci servono, quali sono oltre a colori? Ci serve un Scottex o diciamo se avete un panno di cotone per asciugare il pennello, ci occorre dell'acquaragia. Io sto dipingendo a olio, no? Questi sono colori a olio. Acquaragia che io ho combinato con un essiccativo. Il essiccativo che cos'è? È un prodotto, un olio essiccante, oppure può essere, io ci ho messo il essiccativo al cobalto che mi aiuta a far asciugare presto il mio dipinto. Poi si possono usare dei medium come questo in liquim, oppure ci sono altri medium in gel, solo per farvi vedere la consistenza. Se volete vi faccio vedere come si riesce a aprirlo. Eccolo. Non so se riuscite a vedere, è trasparente e serve per darmi uno spessore al mio dipinto. E quindi esistono medium di tutti i tipi, sia per l'acrilico, per l'olio, per le tempere, proprio perché ci consentono di lavorare al meglio. Quindi, come i pennelli sono fondamentali anche i colori. A questo punto vado a mettere un po' di colori, per esempio a me piace il blu oltremare, andrò a mettere un po' di blu oltremare qui, ok? Il turchese l'ho già messo. Il bianco per ora l'ho messo e inizialmente io lavorerò con il pennello, semplicemente con il pennello.
A questo punto prendo la mia tavolozza, la metto qui di lato, non so se riuscite comunque sempre a vederla. Questo è il mio piano di lavoro adesso. E ora io metterò qui per farvi vedere appunto come procedo nel lavoro. Io ora parto con un pennello di questi un pochino più grandi, vi faccio vedere. A questo punto io inzuppo, bagno il pennello nella mia acquaragia, ok, che ho qui, con quel siccativo che vi ho detto, perché si può anche non usare, ma mi durerebbe una vita. E allora, insomma, prima di vederlo asciugato, a questo punto vi prendo la tavolozza in mano così lo vedete, non faccio altro che prendere il bianco, prendo un pochino di azzurro, ancora bianco, e vado a fare il colore. Ora mi combino, più i colori li combinate più perdono in saturazione, magari io faccio questo colore qui per il cielo, è un turchese con blu oltremare, ma potete fare il colore che insomma che più preferite. E a questo punto io vado a lavorare per esempio nel cielo, inizio, vedete, con delle, è un cielo abbastanza sereno dopo che c'è stata una bella nevicata. Qui inizio a mettere, intanto traccio il profilo delle montagne, che come avete visto ho appena tracciato prima. Ecco, ora a questo punto, come avete potuto vedere, io sono partita dal retro, da ciò che sta dietro, e ora piano piano verrò sempre più avanti. Allora, rimetto ora il mio pennello più grande e passo a un pennello un pochino più piccolo. Le spatoline le userò dopo, dove l'ho messo? Qua, passo al numero 10. Se io voglio fare delle nubi nel cielo, non faccio altro che prendere del bianco, proprio direttamente il bianco, e inizio su qui sul colore che ho già steso a dare a fresco questo effetto, diciamo, di lavorando a fresco. Vedete, le nubi si fondono subito. Qua, se io voglio fare più un angolo dove ci sono le nubi molto più estese invece che raggruppate, posso lavorare. Per ora ho messo solo il bianco e questi blu, ora però andremo a lavorare anche con altri colori. Vedete, qui intanto io sfumo, logico, le nubi potete farle come volete, dalle, logicamente se calcoliamo che la luce, come in questo caso, viene da quassù in alto a sinistra, è logico che non vado a mettere un punto luce qua a destra, ma continuerò a tenerlo lì. Se voglio rafforzare il mio punto luce, posso prendere con un pennellino più piccolo, per esempio, proprio il bianco puro, e andare ancora nuovamente qui. Posso farlo anche con la spatola se voglio, e inizio a mettere sempre più punto luce. Io posso sempre ritornarci, però sopra è solo un abbozzo questo, tanto per dare l'idea di una nube all'orizzonte, insomma nel cielo, che minaccia ancora questo paesaggio invernale. Ecco, mettiamo una cosa del genere. Qui posso sempre sfumare, posso sempre ritornarci. Come potete vedere, io il colore lo uso, diciamo, abbastanza materioso, e l'acquaragia io la uso solo per sciacquare il pennello. Io non ho ancora rintinto il colore nell'acquaragia, anzi mi servo di una, come potete vedere, di un tovagliolino di carta, proprio per ritirare il colore, vedete, e tenerlo morbido o meno come desidero io. Finché si lavora fresco, più il colore sarà morbido, più lavoreremo a secco e più il colore invece sarà
rimarrà, diciamo, con delle striature, dipende dall'effetto che noi vogliamo dare al nostro dipinto. Ora il colore che vedete voi non è fedele, poi ve lo mostrerò perché avendo la luce diretta della finestra sembra molto più chiaro, in realtà il mio è un blu molto più scuro quello che ho messo. A questo punto vado a mettere anche un marrone, aspettate, prendo la tavolozza, ve la faccio vedere, ci metto anche un marrone. Un terra d'ombra bruciata, ci metto un nero, ci metto un nero. Logicamente, vedete anche tendo a disporre i colori nella tavolozza come mi fa più comodo, perché i colori scuri li metto più vicini, i colori chiari li metto più vicini. E metterò, per esempio, siccome ci sono quelle case che sono anche un po' sul marrone più chiaro, tipo terra di Siena bruciata, così posso prendere anche colori. Se non avete la terra di Siena bruciata, vi faccio vedere come ottenerla. Basta prendere, per esempio, un rosso e un giallo, tipo questo che è un giallo permanente di cadmio, un giallo di cadmio. Potete utilizzare anche un'ocra gialla che ci può servire anche per il terreno. La metto qua giù e poi ecco il magenta che è il colore base appunto del rosso che io qui è quello che qui vedete vi ho messo. A questo punto possiamo andare e continuare diciamo nella parte di sotto. Come si procede? Io ora ho un pennello abbastanza largo, è un 10 vi ho detto. Innanzitutto mischio il colore, se ho il medium posso utilizzarlo che mi fa scorrere con più facilità il colore, ok? E parto da un marrone questa volta, la terra d'ombra bruciata, vi ho detto, posso metterci un puntino di nero per fare quel colore che è delle montagne, dei picchi che sono qua su sulle montagne e incomincio a mettere, è un colore come potete vedere abbastanza vicino al colore che ho preparato del sotto, del fondo, e a questo punto vado a lavorare. Per ora sto lavorando solo con questi due colori, ok? E vado, poi non occorre sia la stessa forma, profilo. Certo, se andate a dipingere all'aperto, montagna, allora dovete far per forza poi quella montagna lì o quel profilo di montagna. Ora io sto anche, insomma, inventando, quindi va benissimo qualsiasi cima innevata, poi. E vedete, il colore non è mai steso omogeneo, ma è giocato tutto su toni, vedete, e pennellate che si incrociano, pennellate mai, vedete anche qui, non metto mai la pennellata piatta, tinta unita, per capirsi. A questo punto vado a prendermi un pochino di bianco e inizio a combinarlo qui con questi colori perché la parte più a sinistra della montagna è un pochino più chiara perché ci batte più la luce e quindi sempre lavorando col nero, col marrone, però ho aggiunto del bianco che vedete qui lavorando ancora a fresco, io vado a fare questi effetti. Così, se mi va di vederlo con un colore più freddo, unisco del nero, ok? E vengo avanti. Poi dopo metteremo i bianchi e gli altri colori. Ora sto solo lavorando per una preparazione di base, diciamo di quello che sarà il mio paesaggio. Qui invece ho una parte ancora più scura perché ho un massiccio più vicino a me. E quindi lo vedo bello scuro. Qui poi metterò ancora una volta dei chiari. Però la base io la devo comunque preparare tutta, anche se ci vado a mettere dei colori più chiari, qui io devo comunque lavorare. Allora ricordatevi la neve come l'acqua, siccome riflettono quella che è la luce del cielo o l'acqua, per esempio il cielo si riflette nell'acqua e quindi se voi avete utilizzato, come io in questo caso, questo azzurro turchese e questo blu oltremare, io vado a rimettere un po' di questo colore nei miei colori, vedete, della montagna. E a questo punto procedo, vedete?
Inizialmente c'è questo colore che con i blu utilizzati combinato e mi fa da base, rintervengo con un pochino di marrone proprio per smorzare un pochino, ma vedrete che questo colore mi tornerà utile per fare, diciamo, questo soggetto. Io vengo più in giù qui anche con, perché qui ci saranno delle case, immagino che ci siano delle case, ok? E qui vengo più in giù. A questo punto, come potete vedere, iniziamo un po' a definire sempre meglio quella che è poi la montagna. Ecco qua. E come faccio ora per fare certi effetti? Tipo di chiaro sulle montagne. È semplice, io posso andare sia con la spatola, innanzitutto ora continuo a mettere dei chiari anche qua, vengo un po' più su così che possiate vedere, continuo a mettere dei chiari fino più o meno alla base qui, a metà di questa casa, ok? E ora io, prima di procedere però a mettere i chiari più estesi, diciamo, e più con la spatola, vado a preparare anche tutta questa parte sotto. Piano piano vengo sempre più avanti, facendo, diciamo, vi ho detto, dal cielo, si parte poi le montagne dietro. Poi, prima di mettere le case, io ho il terreno sotto e quindi bisogna che lavori a questo terreno. Guardate, io non ho ancora ribagnato il pennello, sto sempre utilizzando lo stesso pennello e lo stesso... Non faccio altro, ora a questo punto, siccome i toni diventano anche più caldi, aggiungo poi un pochino di rosso. A quello che è il nero, il marrone, aggiungo un po' di rosso. Guardate qua, aggiungo un po' di rosso. Aspettate, vi faccio vedere questo rosso. Posso prendere anche una puntina di giallo. Questa volta non metto il bianco e aggiungo un pochino di rosso e inizio a fare il colore, diciamo, che sta qui alla base dove poi metterò le mie case. A questo punto continuo con un colore e poi via via vedrete che andremo sempre più verso colori in dei punti più scuri e in dei punti molto più chiari. In dei punti vedete c'è anche del verde magari in primo piano perché la montagna è rimasta scoperta. Ora ribagno appena il pennello, ma solo per ammorbidirlo leggermente, non lo tengo bagnato di acqua ragia, e riparto mettendomi lo scuro. Questa volta riprendo il nero, proprio il nero con un po' di marrone, e vado a fare questa parte più in fondo, dove poi inserirò anche dei verdi, perché magari la montagna, essendo nevicato, ma in questo caso appare anche un po' di vegetazione, perché in dei punti la neve se n'è andata, ecco che poi io continuo. Questa volta inizia ad aggiungere anche un pochino di giallo e inizia a venire e a smuovere un po' anche qui il terreno. Sì. Poi questa parte di qua, come è più chiara perché c'è la luce che viene da sinistra, è più chiara anche questa parte qua della strada, che io vedo questa strada che mi porta su queste montagne. Allora prendo nuovamente del bianco, lo combino con questi colori qua e inizio a fare, metto più in su così che possiate vedere, e inizio a fare un po' qui la strada che poi mi porta qua su sulla montagna. Ci sarà un'altra casa poi sotto, ora quella non l'avevo disegnata, ma provo a disegnarla ora appena anche in corso d'opera. Questo è un soggetto semplice, diciamo, anche da rifare, quindi non vi crea grossi problemi anche nel disegno, è un soggetto, insomma, relativamente semplice. Qui inizio, vedete, a smuovere un po'. Mi servirà anche un verde, vi avevo detto, perché in dei punti io prendo un verde, vedete, questo è un verde, come vi avevo detto prima, di quelli non coprenti, perché è bianco, è trasparente, ma a me può andare bene perché in questo caso io lo metto accanto al nero, ora,
mettiamone un pochino di più, metto accanto al nero. Se io con un verde, per esempio, semi-trasparente o trasparente, metto un giallo coprente, allora mi diventa coprente anche il mio verde. Allora, e qui inizio a mettere qua e là delle pennellate, proprio per rendere anche l'effetto. Poi tanto ci ritorno sempre sopra, qui dopo faremo la strada. Vado a costruire il piano anche qua di lato, dietro la casa, vedete? Qui c'è questo, è il terreno su cui poggia, qui invece c'è la strada che continua a salire e qui ora andremo piano piano, anche qua su c'è la strada e il terreno e andremo piano piano a fare appunto questi solidi geometrici come ci ha insegnato appunto Cézanne, che ci dice tutto può essere ricondotto appunto al cono, al cilindro, alla sfera e quindi è semplicissimo dipingere anche queste case. Prendo, non ho ancora ribagnato il pennello, prendo il rosso con il giallo di cadmio e anche un ocra. Vedete, se non avete la terra di Siena bruciata è un colore fondamentale, ve lo potete fare combinando questi colori. A questo punto io vengo qui, mi tiro più in giù e inizio a fare questa casa, diciamo, questo per ora sto usando sempre, non sono scesa sotto un 10, che è la misura di questo pennello. Vado a fare questa casa, intanto io la faccio con una misura e a un colore che, come potete vedere, non ho usato molti colori, però è un colore questo che non l'ho dato in maniera omogenea, un po' si intravede, io l'ho preso e messo sulla tavolozza e l'ho combinato un po' come esce dalla tavolozza, ancora un po' misto, senza avere una tinta uniforme, è quello che mi serve a me e lo vado a mettere qua, ok? Lo stesso posso fare anche con questa che è qui, per esempio, quest'altra casa qui. Magari posso cambiare leggermente colore, scurirla in dei punti, poi dopo andremo con i chiari e gli scuri, dopo. Questo è solo i volumi per ritrovare un po' i volumi, poi logicamente lavoreremo con un pennello più piccolo e con le spatole, come vi ho detto. Qui lo stesso andremo a fare quest'altro, qui, che sta qua, è una casa che sta qui dietro e qui metteremo anche, dopo metteremo anche la neve, anche qui sopra, ok? Poi andremo a fare questa casa che è più in primo piano. Questa volta combino anche un pochino di verde per questo tetto che diventa un pochino più effetto invecchiato e qui metto la mia casa. E poi riprendo il chiaro, un colore più chiaro, e vado a fare ora le pareti laterali. In su. Qui sotto avremo anche, c'era, o almeno nella foto io sono partita così, c'era un'altra casa, quindi se vogliamo possiamo farla, che aveva qui praticamente, si trovava qui sotto, ora poi faremo tutti i dettagli e poi riprendiamo qui davanti a casa un po' di blu anche sempre, vi dicevo che ritorna perché anche se c'è la neve, il paesaggio, ecco, deve essere un po'. E qua nuovamente mettiamo per smuovere un po' quello che è il terreno e per non farlo piatto, insomma. Io ora passerò poi a un colore più, a un pennello più piccolo. A questo punto andiamo a fare anche questa qui. L'importante è che le diversifichiate, non occorre ora proprio rifare gli stessi colori, potete anche, l'importante è che tutte le case, diciamo, siano anche diverse, non appaiano tutte piatte, qui ci sarà davanti anche una staccionata e così via, e poi andremo a vederlo. Questo per ora è il disegno base che abbiamo fatto,
E ora andremo piano piano a perfezionare il tutto e sciacquo bene il mio pennello, lo asciugo bene e ora passerò con pennelli sempre più piccoli, ma ora posso passare a lavorare per esempio anche con la spatola. Sciacquo molto bene il pennello, ricordatevi di non lasciare mai il pennello a bagno nell'acqua ragia, nella trementina, insomma quello che state utilizzando, perché rischiate poi che vi si rovini, insomma, la punta. I pennelli a olio sono soggetti a essere rovinati con più facilità rispetto all'utilizzo, per esempio, di una tempera o degli acrilici, ma anche gli acrilici, per esempio, dovete ricordarvi di lavarli subito. Io ora sto pulendo il mio pennello, ok? Allora, a questo punto posso provare a prendere le spatole. Ho messo la spatoletta qui sotto, questa più piccola, oppure posso prendere anche quest'altra che avevo già avviato prima e iniziamo per esempio a mettere in dei punti dove c'è anche più materia. Io mi devo ritrovare per esempio del colore tipo il bianco ancora più materioso. Come faccio? Qui c'ho sulla spatola, c'ho la spatolina, ho messo i miei colori. Come vedete, il bianco non è pulito al massimo, ma è questo che mi interessa perché la neve non è completamente bianca. Poi, se voglio il bianco, ce lo rimetto sopra dopo e inizio a mettere tipo qui dove c'è questa casa. Ci sono, scusate, vi faccio vedere. Qui dove c'è questa casa, inizio a mettere, vedete, uno spessore bello abbondante dove mi viene poi e mi dovrà venire la strada che scende. Lo stesso io farò su queste montagne, quassù, e cercherò di lavorare mettendo più colore che mi serve appunto per anche del blu se poi mi riserve. Che poi lo utilizzerò dopo per creare appunto le mie sfumature. Lo stesso vado ad aggiungere altro bianco, perché se no ho già terminato il bianco. Vado per esempio anche qui dove c'era questa casa che è completamente bianca, in dei punti posso, che c'aveva una base, vado intanto a mettere dei tocchi e poi piano piano ora rinterveniamo su tutto, perché questa è solo la base. Questo. Qui troveremo anche qui c'è in basso, scusate, abbiamo anche in dei punti. E ora andremo. Qui c'è un, vi faccio vedere, ecco, qui in basso, metteremo, ora può anche dei gialli, e questo mi serve intanto come base e di preparazione. A questo punto io ritorno col mio pennello. Ritorno con il mio pennello, questa volta posso prendere un pennello un pochino più piccolo, tipo questo a punta, che è un 4, lo faccio vedere. A questo punto io vado a sciacquare il pennello proprio per umidificarlo e basta, e vado a questo punto con solo bianco a dettagliare meglio il mio paesaggio. Ritorno per esempio sulle nubi. E ora le lascio più, poi dopo le risfumo. Tutto
torno per esempio sulla cima della montagna. E vado a fare piano piano, vengo sempre più avanti, aspettate, vi mostro che possiate vedere meglio. Qui c'è una cima proprio innevata. E qui vengo avanti con il colore. Poi continuo. Rimetto anche un pochino di turchese o di blu che avevo più chiaro e vado a ridettagliare meglio le mie montagne, dove avevo messo con la spatola anche un bel po' di materia, e vado a dargli un po' di forma sempre più. E qui continuo, aspettate, non si vede, se no rimetto un po' di turchese. Metto un po' di turchese e a questo punto stavo prendendo un po' di azzurro anche, vi dicevo, e faccio anche un po' di turchese e inizio a rimettere anche il colore, qui lo vedete, inizio a rimettere alcuni colori che mi interessano. Ora poi vado a ridettagliare più le case prima di rimettere anche i colori. Ecco qua. Importante non fare mai qualcosa di unito, perché anche la montagna è bella se c'è questo effetto e questi colori materiosi, ma anche non completamente puliti o bianchi, perché sono meno naturali, no? Se uno fa una montagna, se usa più mezzi toni, insomma, viene più bella, secondo me. Qui combinando anche poi qui, ecco, ritorniamo. Lo stesso di qua, e ora poi andremo a contrastare sempre più. Ora vi faccio vedere, ritorno sulle case ora, e niente, a questo punto io vado a fare anche questo, scusate, ecco, sono su questo lato di qua, e a questo punto riprendo il mio pennello, vi dicevo, questo il 10, e posso andare con il pennello che prima avevo pulito e lavato a rismuovere, vedete, e a risfumare in dei punti, se mi interessa, qui, come pure lo farò anche di sotto, nella parte bassa. Nella parte bassa, io per esempio qui, dove ho messo molto effetto neve, in realtà io ora vado un po' a risfumare, ci metto un po' di giallo anche e vado a fare un po' più il sentiero e la strada. Ora poi vi faccio vedere meglio anche quando. Ora andiamo a dettagliare anche di più le case in tutti i passaggi. Mi rifaccio sempre dalla parte alta e vengo avanti. Continuo, per esempio, questa casa qua su in alto non gli ho fatto il tetto. Allora io prendo, inzuppo il colore
Ci rimetto magari anche un po' di marrone, che l'ho terminato. Eccolo qua. Io ora andrò a rimettere i colori anche qua su, nel rifare il cielo e anche sotto la casa che sta qua su in alto. Rimetto per esempio un po' di scuro qui e poi andrò a fare quel tetto. Quel tetto che è spiovente, un po' così, che scende un po' in giù. E poi, logicamente, qui i pennelli vi ho fatto vedere prima, se avete uno di quelli a scalpello sarebbe l'ideale. E ora lo sto facendo vedere con semplici pennelli, perché non tutti hanno quel genere di pennelli. A questo punto però dovete lavorare sul chiaroscuro, quindi mettete qui lo scuro, poi prendete un altro punto in cui rimettete lo scuro a questa altezza, vedete? Che serve per, poi riprendete un po' il colore e rilavorate un po' questo in maniera da creare anche più passaggi e più colori. Ok, poi di sotto qui lavorate anche questo un pochino, rimettete più scuro e qui. Questo qui, e poi dopo andremo a fare anche gli altri elementi, tipo la staccionata o queste cose che ci interessano. Qui mettete più scuro. Ora andiamo a fare quest'altra casa accanto, dove troviamo questo tetto, anche qui tipo a capanna, questa parte più scura, poi troviamo questa parte qui così. Questa parte sotto invece è molto più chiara. Allora andremo a farla prendendo anche un po' di marrone più chiaro. Non occorre, come vi ripeto, che venga uguale a quella. Potete farle più alte, più basse, più strette, nessuno vi dirà nulla, l'importante è che risponda a criteri quali di proporzione o quali di luci, ombre, effetti. Anzi, più che a casa di montagna, un po', vedete, sembra una baracca, e più ci rende l'idea, ecco. Allora, questa qua giù invece che abbiamo in primo piano, abbiamo messo sopra anche dello spessore. Andiamo con la spatola e andremo qui a lavorare ora la parte qui sotto, ok? Così. Poi c'è una parte che invece qui è più scura. Allora prendiamo questo colore più scuro qua e andiamo a sistemarlo qui. E poi per far emergere anche quella dietro bisogna che cambi colore. Allora, qua dietro io posso mettere un'altra casa. Aspettate, la sposto leggermente, un pochino più in qua. Poi dopo metterò il chiaro. E qui ritorno con lo scuro. Poi dettaglierò sempre più, ora è solo per avere un'idea. Qui davanti invece faccio intanto una casa più scura in primo piano e poi invece lavorerò con questa più chiara . Qui c'è anche un po' di blu, ci possiamo mettere perché c'è la neve, quindi ritorniamo con questi effetti tipo qui su questo tetto. E anche qui c'è questo grande cumulo di neve
che abbiamo messo anche prima con la spatola, che ci torna comodo ora da poter tirare e poter aggiungere. Logicamente ancora io ripiglio il bianco, che diventa un bianco più freddo, con e qui vengo in giù qui, poi faremo una stradina, vi mostro. E qua su di nuovo ritorno ora qui davanti a casa con un pochino di blu. E anche qua. E ora andiamo a ridettagliare tutte le case, per esempio questa capanna, che qui ha tipo, ecco, delle tegole, poi si intravede un camino, ora ve lo faccio vedere, qui c'è un camino, per esempio, può essere fatto qui, questo camino, poi riprendo e dettaglio meglio questa di qua. Non abbiate paura a usare tanti colori, a sovrammetterli, perché è lì che viene il gioco più vero, insomma, di colori, di luci. Qui di nuovo. E mettete anche questo. Qua invece abbiamo questa qua. E qui ancora una volta più scura questa parte sotto. Ora è abbastanza fresco, io più di tanto appunto anche ora non riesco a lavorarci in dei punti perché mi si rimpasta un po' il colore, però insomma l'idea è questa qui. Ora qui io inizio a mettere, scusate, non si vede bene, ecco, se no inizio a rimettere questi colori belli densi. E ora qua, per esempio, dovrò rimettere uno scuro qui, poi c'è anche questa casa qui. Io rimetto ora un po' di scuro, una strada che sale, e poi piano piano vado anche quassù in alto e ridettaglio sempre meglio alcune cose, tipo il tetto della casa. Sono tanti passaggi, però ecco, più avete tempo di starci e più verrà bene. Lo stesso anche questa casa qui, o lo stesso questa di qua. Ci sono dei punti in cui qui c'è questa parte più chiara. Qui c'è invece il tetto della casa. Ora ritorniamo anche sulle montagne. Sulle montagne. Sulle montagne io in dei punti voglio rimettere un colore più scuro. Per esempio quassù, in dei punti vado a rismuovere . Potete farlo con il blu e un po' di terra d'ombra bruciata e un pochino di
azzurro o di turchese, potete combinare questi colori per ridare il senso anche della montagna, di come qua, ancora una volta, quassù in alto sulla montagna, potete rimettere anche qui dei punti dove c'è il colore più scuro. Ecco, qui si rifonde. Poi piano piano andiamo a fare sempre più dettagli. Allora, sciacquo bene il pennello. Questa volta posso passare addirittura con un pennello più piccolo ancora. Con un pennello più piccolo ancora, però posso sempre, per esempio, qui vedete le mie nubi. Se io voglio ancora renderle più soffuse, aspettate, vi faccio vedere perché qua. Voglio renderle più soffuse, non faccio altro che prendere un pennello pulito e le vado a smuovere piano piano. E faccio un effetto molto più sempre morbido, finché lo fo a fresco più morbido viene. Quando vado con il pennello sul colore asciutto, allora quello cambia. E ora piano piano ripasso tutto. Riparto da capo, qui mi piace che ci sia, faccio vedere anche più da vicino, molta materia. Poi il quadro finito lo vedete solo quando sarà asciutto. Qui per esempio su questa casa dove c'è il tetto, ve lo tengo vicino per farvi vedere, io andrò a mettere proprio la neve. Qui, oppure qua davanti a questa casa andrò a marcare ancora di più il mio sentiero qui dove c'è anche la neve, ci sono delle pennellate, ecco. Lo stesso qua davanti a questa casa, dove c'è poi, lo vedremo, anche un cancellino, insomma, una staccionata. Allora, a questo punto io andrei ora a dettagliare sempre più con un pennellino, vi dicevo, ancora più piccolo. Non è piccolissimo, si può lavorare anche con pennelli ancora più piccoli. E a questo punto vi dicevo, aspettate, torno su in giù, rimetto colori di sopra, devo rimettere un pochino di bianco perché non ce n'ho più. Bianco, un pochino di turchese, il nero, nero, ok, e mettiamo un'ocra anche che mi può servire per dopo. Buono. A questo punto vado a dettagliare sempre più certe cose. Per esempio, ora vi faccio vedere. Qui c'è questa staccionata accanto alla casa, quindi vado. Il pennello, quando voglio fare cose fini, deve essere non troppo carico di colore, ma deve essere sempre più diluito, insomma, il colore. Qui vado, ah scusate, non vedete, pensavo si inquadrasse. Ecco, vado a fare alcuni dettagli. Lo stesso qua vado a mettere. Alza. Vado a mettere. E qui inizio a fare altri dettagli. Poi dopo metteremo anche questi qui davanti.
Un po' più in su con questo. Sapete cosa? Accendo la luce perché inizia a fare buio, se no non vedo più niente. Ecco. Se no non riuscivo a vedere più. Cambia tantissimo tra il giorno, la luce del giorno. Parecchio, sì. Sì. Bellino, è molto bellino. Ah, è ancora, va bene, solo all'inizio, insomma all'inizio, proprio all'inizio no, però cioè, si può lavorare molto di più, ecco. Qui inizio ora, ecco, sì, riuscite a vederlo, perché ogni tanto guardo che riusciate a vedere tutti. Allora. Sì, sì, si vede. Qui fate sempre più un po' di rifiniture e dettagli alla casa. Qui rimettiamo chiari. Ora si procede facendo altri dettagli, per esempio la staccionata anche qui davanti a casa, si fa con un marrone. Quest'altra di qua invece la facciamo con un colore più chiaro. Logicamente ora lavorando molto a fresco ci sta che il colore si rimpasti. E se voi lavorate con gli acrilici questo non vi succede. Come per esempio non succede se io aspettassi un po' più di tempo. Ora non è il caso di questa lezione perché vi devo far vedere tutto in poco tempo e quindi metto subito, che devo dire, il colore, però in realtà sappiate che se voi potete farlo più con calma è meglio, ecco, perché vi risulta un lavoro fatto meglio. Ora riprenderò un pochino anche la spatola. E
sto lavorando molto materioso. Potreste vederlo dal vero, vi rendereste conto di quanta materia c'è, insomma. Ora anche qui su questo c'è una staccionata, ora poi si vede dove c'è anche un po' di neve. Vi metto un po' di scuro. Poi potete sempre interpretare, anzi. Ben venga se volete variare le dimensioni, appunto, anche delle case, dei soggetti, va benissimo. È bellissimo. Più passaggi fate e meglio viene. Io ora posso riprendere una spatolina. E prendendo il bianco puro posso andare a rimetterlo dove mi fa comodo. Proprio il bianco puro, vedete, ho proprio la spatolina, tipo qui sulla montagna innevata. Per farla asciugare, logicamente, un dipinto come questo, se non mettete il seccativo, ce ne vuole, eh? Anche qui, per esempio, potete mettere proprio una puntina qui, una puntina di qua, e poi questo proprio ritorno con questa materia, non so se riuscite a vederla, proprio tanta materia, che venga a applicare qui. Poi anche qua e tiro il colore, come avevo detto prima, se la spatola si usa di taglio può far allungare ho rifinito il colore, bisogna lo rimetta da capo rimetto il bianco di nuovo. Allora dove ce l'ho? Qua. Quando asciuga diventerà ancora più bello perché poi la materia si consolida, ma allo stesso tempo diventa a spessore, visto anche da asciutto crea quello spessore che è molto bello poi. Allora qui, guardate, ve lo mostro più da vicino, ho preso proprio la materia, colore puro, e lo vado a mettere, vedete, qui. Anche un po' irregolare perché si forma tipo cumulo di neve, no? Lo stesso qui. E poi la vado a rimettere anche su questo tetto qui. Posso graffiare con il colore oppure posso fare in modo dei punti posso decidere di ritoglierlo, vedete? E in dei punti proprio per farlo più movimentato, lo stesso qua su sulla montagna. Ora pulisco la mia spatola perché sennò qua su sulla montagna in alto io voglio rimettere un po' di questo bianco qua su in alto.
E ora vado anche a messo anche qua lungo la strada, ci sono delle pennellate qui. Sentitevi anche più liberi, non per forza. Anch'io sto improvvisando ora, cioè non è che sto seguendo. Lo stesso come si mettono i chiari, si può mettere gli scuri con la spatola. Io ora riprendo il mio pennellino e in dei punti, per esempio, rimetto un po' di scuro, perché qui voglio rifondere. Niente, ora qui è tutto un lavoro, se avete tempo, per rimettere gli scuri, rimettere i chiari, sempre più materia. Ora dopo ve lo faccio vedere come è venuto materioso il blu. Ricordatevi, come vi ho detto, di riutilizzare gli stessi colori che avete utilizzato anche nel cielo. Non è che qui nella montagna ci devono essere altri colori. Dovete riutilizzare gli stessi colori che avete usato per il cielo, lo stesso, scusatemi, io me l'ho messa per parte, e lo stesso qua, lo stesso qui. Ora riprendo questo ocra con un po' di bianco, perché anche l'ocra in dei punti c'è anche nella strada. Aspettate, ve lo tiro su. C'è qui anche nella strada quest'ocra. Nelle case rimettete qualche colpettino di colore che ve le... Allora, aspettate. Allora, noi a che punto siamo? Ci manca una ventina di minuti alla fine del tutorial che si era detto. Lascio spazio anche per le vostre domande, per informazioni su come utilizzare al meglio, insomma, se avete capito più o meno, poi uno può lavorare se ha tempo, può mettersi qui e rifinire e lavorare meglio, eh? E ora è talmente fresco che io non... Ora come ora non riuscirei a farci più niente, però ecco, potete sempre rilavorarci voi a casa.